È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 8. Gli stivali scuri e segnati dal tempo si scontravano al suolo calpestando le foglie autunnali che nei giorni si erano avaramente sparse per le strade della città, rendendole vive di colore e dando una certa armonia. Lux aveva sempre amato il periodo che segnava la fine dell'autunno e che dava spazio all'inverno di nascere. E fin da bambina si divertiva a calpestare le foglie, facendo rimbombare per la testa un cric-croc e farle venire un sorriso sulle labbra. Un sorriso che solo colui che di pensieri non ne aveva poteva sfoggiare. Lux, difatti, non aveva mai avuto tanti pensieri per la testa, alle volte nemmeno pensava, e non si poneva il problema, perché una ragione valida per farlo non c'era. Nuvole tinte di un lieve rosa scorrevano velocemente nel cielo che andava a scurirsi, mentre un lieve venticello accompagnava quell'ultima giornata d'autunno, e il cuore di Lux era ancora colmo di gioia pura. Il ricordo di quella ragazza di un anno prima, così giocosa e vivace, era impressa nella sua mente, chiedendosi se sarebbe mai riuscita a rivedersi in quella ragazza che ora stava miglia e miglia lontana da lei, a salutarla agitando la mano. Lux sperava che quel saluto fosse solamente un arrivederci e non un addio. La ragazza si risvegliò tra le lenzuola bianche del letto, che ancora non sentiva di poter definire suo. Un leggero sospiro abbandonò le sue labbra e si mise seduta per poi distendere le braccia in avanti e stiracchiarsi. Era certa di aver saltato la colazione anche qualche volta, ma ormai aveva smesso di preoccuparsene, poiché lui si occupava di portarle da mangiare. In cuor suo, Lux sapeva di dover ringraziare mille volte il ragazzo per i suoi gesti premurosi, ma non voleva dimostrare di aver abbassato la guardia nei suoi confronti. Era sempre stata diffidente, soprattutto verso chi di gentilezza ne mostrava fin troppa. Non usciva da quella stanza ormai da giorni, e Luis aveva capito che se non si fosse occupato di fornirle del cibo, la paziente 8326 non si sarebbe posta il problema. Quella mattina, però, fece capolino nella stanza qualcuno che di certo non era Luis. Il viso dai lineamenti duri di 2085 sbucò da dietro la porta, e con un sorriso a farle da spalla, entrò nella camera senza chiedere il permesso. Una tuta di colore verde chiaro le fasciava l'intero corpo snello e slanciato, e ancora una volta Lux ebbe l'impressione di trovarsi di fronte ad una modella rispetto ad una malata di mente. Si stropicciò gli occhi più e più volte, cercando di togliere da sé la voglia di dormire senza però aver successo. «Oh, allora ci sei ancora? Pensavo che fossi morta, signorina!» Rise mentre alcune ciocche dei capelli scuri che fuori uscivano dalla coda le solleticavano le guance. Lux sorrise lievemente. «Credevo sarebbe venuto Luis», ammise con tutta sincerità, e quando si rese conto delle sue parole, pensò di essere stata fin troppo diretta e quasi sgarbata. «Sono contenta di vederti», rimediò con tutta velocità e si alzò dal letto, stiracchiandosi ancora una volta. 2085 perse il sorriso che poco prima stava sfoggiando e ne seguì invece una smorfia di puro fastidio e quasi tristezza. «Lo hanno portato in laboratorio. È successo ieri sera», confermò con voce piatta, e i suoi occhi si fermarono in un angolo poco definito della camera, mentre nella sua testa viaggiavano pensieri che consistevano in domande senza risposta in merito al perché si trovavano lì. Aveva passato notti intere a riflettere e a porsi domande quali: «Perché ci meritiamo questo? È forse una punizione che ci spetta?» Ed era arrivata ad un'unica conclusione: risposta non c'era. In cuor suo sapeva che alcuni di loro meritavano di stare lì, altri invece no, e lei credeva di essere una di quelle persone. Ricordava ancora l'orribile sensazione delle sue vene che si contorcevano sotto l'effetto delle sostanze somministratele da Josh e Fred, che ormai sembravano essere gli unici addetti alle cure che dovevano seguire i pazienti. L'ultima volta che le era stato dato un codice 34, aveva passato 2 giorni a piangere lacrime amare con la voglia di urlare.
ma l'incapacità di farlo faceva soltanto aumentare la paura e il dolore che si sviluppava a livello psicologico. Perché sì, la ragazza sentiva ancora tutto il dolore che bruciava dentro di sé e che avrebbe preferito subire sulla sua pelle persino nelle ossa piuttosto che provarlo in mezzo al petto. Un dolore che pregava di essere provato e sentito, ma che le era stato ingiustamente impedito. Quei ricordi era possibile vederli nei suoi occhi scuri, che in quel preciso istante erano vuoti e privi della luce che un tempo, forse, avevano. Non fanno altro che portarci lì e imbottirci di sostanze che ci distruggono. Borbottò con un filo di voce e un nodo alla gola le impediva di avere un tono limpido e chiaro. Avevano smesso per un periodo di tempo. Avevano iniziato a pensare che magari cominciassero ad avere pietà, ma mi sbagliavo. E in quel momento gli occhi colmi di lacrime si mostrarono a Lux, che si trovava di fronte a lei, con il viso deformato da un'espressione confusa. Hanno iniziato dopo che tu non hai mostrato alcun sintomo. Lux si chiuse le labbra cercando di formulare una frase, ma le parole morirono sulla punta della lingua. Non sapeva che dire esattamente, ma la scelta peggiore fu per l'appunto tacere. Il senso di colpa la travolse come una marea in tempesta e in pochi secondi si ritrovò a ripensare a quanti danni aveva commesso in quella sola settimana. «Io non intendevo causare alcun problema, te lo giuro», deglutì con difficoltà e poi continuò. «Se potessi dare una spiegazione a tutto ciò lo farei, ma non so nemmeno perché sono qui. Figuriamoci se riesco a capire perché quella sostanza non abbia avuto risultati su di me». L'altra scosse la testa asciugando velocemente le lacrime. «Non dire mai questo davanti a loro. Devi ammettere le tue colpe, altrimenti potrebbero portarti lì dentro», confermò, e le sue parole quasi davano più coraggio a se stessa, perché di finire il laboratorio non ne aveva davvero intenzione. «Ho trovato un nome comunque», ammise, nascondendo un piccolo sorriso, ma che Lux riuscì comunque a vedere, e questo la fece rilassare un po'. «E quale sarebbe?» chiese prendendo delle vesti pulite. «Azzura», disse. «Luis ha tentato con nomi davvero strani l'altra sera e alla fine ho ritenuto che questo sia un nome davvero carino». «Bene, Azzura, io ho bisogno di una doccia». E mentre usciva dalla sua camera, Azzura la seguì a ruota, annunciandole che questa mattina avrebbe passato qualche ora in cortile, e Lux non poté che ripensare a quel pomeriggio d'autunno di un anno prima, dove si respirava felicità. Il continuo motivetto a ripetersi nel corridoio si era impresso nella sua mente e la torturava ripetutamente, senza alcuna possibilità di tregua. Lux aveva attraversato il corridoio con a fianco a sé Azzura, e sentiva, benché forse effettivamente così, di essere costantemente osservata. I suoi occhi vagavano per le pareti, sentendo una continua pressione addosso e la sensazione di doversi nascondere e sotterrarsi nella propria pelle a costo di non far celare le proprie debolezze. I capelli erano legati in una morbida crocchia, così che il collo potesse prendere liberamente aria e nella speranza che, facendo movimenti cauti, il dolore lancinante potesse diminuire. A malincuore, le vile maniere di Josh e Fred le avevano causato un livido più che evidente a contrastare la sua pelle chiara. In più, come ormai anche la sua amica aveva ben capito dalle sue smorfie, il dolore non era cessato. Dopo giorni che le sembrarono anni, Lux percorreva nuovamente le stanze di quell'istituto e nulla alla sua vista sembrava cambiato. Persino le persone facevano esattamente le stesse cose che facevano giorni prima, come se il tempo si fosse fermato e lei fosse pronta a ripartire da quel punto esatto. Quando arrivarono davanti alla hall, un ricordo nitido si insinuò in lei, facendole rammentare quella notte folle in cui aveva tentato una fuga, seppur invano, e di come le era stata strappata l'ennesima possibilità di riscatto. Azzura, invece, sorrise gentilmente alla grossa signora che si trovava dietro alla scrivania, per poi uscire senza preoccuparsi molto delle sue azioni. Lux tentennò per una manciata di secondi, ma non appena mise piede fuori dall'istituto e le porte si chiusero automaticamente dietro di lei, le sue mani raggiunsero il petto per cercare in qualche modo di calmare il battito accelerato che, senza nemmeno rendersene conto, si era procurata.
ci è consentito stare in cortile di giorno, ma a quasi nessuno piace uscire», spiegò la ragazza per poi sciogliere i lunghi capelli scuri facendoli ricadere sulle spalle. «È come essere in bilico tra le catene e la libertà, no? Sei fuori, ma non abbastanza fuori da poter dire a te stessa di essere libera». Continuò guardandola. Le mani raggiunsero le tasche della tuta, rifugiandosi all'interno di esse. Ma Lux aveva capito appieno, perché era esattamente come si sentiva lei in quel preciso momento. Un venticello fresco le si scagliò contro, mentre i raggi del sole le riscaldavano la pelle, come se anche esso sapesse di non aver salutato per troppo tempo quella ragazza e adesso stesse cercando di rimediare, concedendogli i raggi solari più caldi e accoglienti che possa mai concedere. Il fruscio delle foglie ancora attaccate ai rami le fece chiudere istintivamente gli occhi e a quel punto anche l'odore del terreno bagnato dalla pioggia della sera precedente le invase le narici. Quando riaprì gli occhi si rese conto che le sue azioni risultavano bizzarre poiché 2085 la guardava con un'espressione divertita. «Mi piace qui», ammise avanzando. L'enorme quantità di verde si estendeva quasi per miglia e i cancelli che segnavano la fine di quell'inferno erano ben lontani, così tanto che Lux credeva di non poterci nemmeno arrivare. Azzurra si mise a sedere in una panchina posta più o meno in mezzo al cortile e accavallò le gambe come una perfetta signorina. «Piace anche a me. Potremmo venirci insieme. Luis e Dave non sono mai voluti venire con me». Scrollò le spalle poi. «Hai un bel rapporto con quei due», osservò Lux, sedendosi accanto a lei e rivolgendole la sua piena attenzione, con i capelli a svolazzarle davanti al viso quasi sembrava più piccola. «Mi hanno aiutata parecchio», ammise guardandosi le mani e incastrando alle volte le dita tra di loro. «Quando sono arrivata qui, mi sentivo come persa e sola. Non credevo di poter resistere più di una settimana. Il ricordo di mia sorella e pensare a ciò che le ho fatto mi distruggono tuttora. Loro però mi fanno sentire umana. Insomma, è questo quello che fa l'amicizia, non credi? Farti dimenticare il male che c'è in te, ricordandoti che in fondo non sei un rifiuto umano». La guardò nuovamente sorridendo da un lato. «So che probabilmente è difficile accettare di essere qui, ma farti degli amici ci può essere molto di aiuto». Lux scosse piano la testa. «Credo di considerarvi già miei amici. In fondo mi avete portato da mangiare». «Luis lo ha fatto. Tu e Dave siete stati graziati», disse scherzosamente dandole una leggera comitata. «Sai che Dave ti chiama Sua Maestà?» Rise al pensiero del ragazzo che imitava la giovane paziente appena arrivata all'istituto. «Dice che ti fai pregare per ogni cosa. Non ha tutti i torti». «Beh, non mi sono fatta pregare per venire qui in cortile. È pur sempre un primo passo». La verità era che sapeva di non poter contraddire Dave, perché in fin dei conti aveva ragione. Ma lei era sempre stata così, fin da quando era bambina. Aveva sempre avuto difficoltà a fidarsi delle persone che a suo avviso erano l'arma più pericolosa che si potesse avere al mondo. Con una sola persona era stato diverso, doveva ammetterlo a malincuore. Quella persona era Harry. Fin da subito aveva capito che quel ragazzo non aveva altro se non bene da offrire. Ma in quel momento, mentre si trovava seduta insieme alla sua nuova amica in mezzo ad un cortile di un istituto psichiatrico e lo stesso ragazzo che un tempo considerava una persona da cui prendere esempio si trovava in una delle tante stanze di quell'istituto, credeva di aver fatto male i conti. I minuti passarono senza che nessuna delle due proferisse parola. Entrambe assorte nei loro pensieri più bui, e Lux non riusciva a fare a meno di pensare a lui. 6735 era diventato un pensiero fisso, nonostante provasse a non dimostrarlo a se stessa. Tentare di smettere di pensarlo era più difficile di quanto non si sarebbe mai aspettata, ma voleva e doveva sapere la verità in merito al suo conto. Dalle finestre che si affacciavano sul cortile era possibile vedere ciò che accadeva all'interno e se Lux non fosse stata una paziente avrebbe ammesso che di male non c'era nulla in quella clinica. Poteva vedere il via vai delle persone nella mensa e persino alcune persone nella loro camera, ma l'unica camera a cui era interessata era quella di lui. Non fu difficile trovarla con lo sguardo poiché era esattamente più in fondo rispetto a tutte le altre e sorprendentemente Lux riuscì a vedere con chiarezza il ragazzo messo di profilo davanti alla finestra aperta, mentre le tendine svolazzavano da dentro a fuori, ma lui non se ne curava. Lo sguardo pareva fisso nel vuoto e nessuna voglia di muovere un singolo muscolo.
A quel punto si alzò e senza salutare Azzurra si recò verso l'entrata, diretta verso l'unica persona che le avrebbe potuto dare delle risposte. La stessa unica persona che si trovava la primavera tra le iridi.